Hai capito allora che con questo lavoro possiamo guadagnare anche un mucchio di soldi. Però questo primo viaggio dobbiamo organizzarlo molto bene per non bruciarci il futuro. 10 persone? Mm-hmm. Non ti sei fatto dire da dove arrivavano? No. Finalmente il navigatore solitario è ricomparso. Che cosa è successo, Enrico? Sei rimasto in panne in alto mare? O forse hai dovuto raccogliere noci di cocco tutto il giorno per preparare cocktail ai tuoi cari clienti? Per favore, evita di fare scenate. Questa tua tranquillità è scandalosa. Sparisci per tutto il giorno e nessuno sa né dove sei né con chi. Ma certo, per te tutto questo è normale. Non devi darmi spiegazioni, perché tu sei il più bello del reame e io il brutto anatroccolo. Ferruccio, per favore, comincia ad andare. Prepara i viveri e tutto il resto. Sì, è meglio. Permesso. Io devo chiarire un paio di cosette. Sì, ci vediamo. E sicuramente avrei anche il coraggio di venirmi a raccontare che sei stato tutto il giorno a lavorare. Elisa, per favore, smettila di accusarmi. Sì, sono stato sempre in giro, ma questo non ti dà il diritto di interrogarmi come se fossi un delinquente. E come vuoi che te lo domandi? In ginocchio o per favore? Ti prego, smettila con questo cinismo, va bene? Io non devo farti una relazione dettagliata di come passo le mie giornate, non lo puoi pretendere. O pretendi che stia tutto il giorno attaccata a un telefono per dirti dove sono e che diavolo sto facendo? Esattamente, proprio così. Questo sarebbe il minimo che tu possa fare per me. Tu ieri eri insieme a Marina. Inutile che lo neghi. Lo sento che stavi con lei. Che cosa credi? Te lo posso leggere anche negli occhi. Senti, interrompiamo questa discussione. Tanto non arriveremo a nessuna conclusione. Ora basta. Fra noi tutto è finito. Cerca di capire una buona volta che non ti devo spiegare nulla. Sai perché? Te lo ripeto, fra noi è tutto finito. È per colpa sua! Tu ieri hai passato tutto il giorno insieme a lei e ora non mi vuoi più, confessalo! Lo sai anche tu che questo è assurdo, smettila! Non voglio continuare a farti del male. Sì, è vero. Ieri ho passato tutto il giorno con Marina. Dovevamo parlare, dovevamo chiarirci, risolvere la nostra situazione, il nostro rapporto. Mi stai uccidendo, lo capisci? Mi stai uccidendo, Enrico! Smettila di piangere ora. Cerchiamo di risolvere tutto con calma. Come puoi pretendere adesso che mi calmi se ti amo? Ti amo dal primo giorno che ti ho visto. Ti amerò per sempre. Sarei stata capace per te di fare qualunque cosa. Come hai potuto tradire il mio amore? Perché sei stato così crudele? Perché? Enrico, perché mi hai voluto fare questo? Io che mi preoccupavo per te come nessun'altra. Non puoi farmi questo. Io mi sono sempre occupata di te e di tuo figlio. Ho sbagliato con te, è vero. Lo riconosco e ti chiedo perdono. Ma voglio che tu capisca che l'unico errore che ho commesso è quello di essere stato sincero con te. Non posso stare al tuo fianco senza amarti, capisci? Sarebbe come mentirti. Sarebbero inganni, tradimenti. Io non voglio farti. Ne potrei. Scusa, ma ora devo andare. Ciao, amore. Scusatemi, non sapevo che eravate occupati. Hai ottenuto quello che volevi, non è vero? Sei uscita vincitrice dalla battuta di caccia ed ora vieni tutta felice a prendere la tua Elisa, preda! Per favore! Perché ti vuoi divertire a farmi tanto male? Perché me l'hai rubato, strega? Che ti ho fatto per meritarmi tutta la tua cattiveria? Tu hai avuto sempre tutto nella tua vita. Tu hai un padre, tu hai una madre, tu hai una famiglia che ti ama. E invece io non ho proprio nulla, io non ho mai avuto nulla nella mia vita. L'unica cosa che io ho sempre desiderato, ho sognato di avere, era l'amore di Enrico. E ora tu me lo strappi dalle braccia. Perché me l'hai preso? Non riesci a sopportare che anch'io abbia la mia piccola felicità. Elisa, perché adesso ti stai atteggiando a povera vittima? Io non ti ho portato via niente, non ti sto privando di nulla, di nessun amore. E poi stai parlando come se il tuo rapporto con lui fosse tutto rose e fiori. E che cosa vorresti dire con questo? Ti sto dicendo, Elisa, che non ti sto portando via niente, perché non si può portare via una cosa che non si ha. Non potrei mai toglierti o strapparti il suo amore perché lui non ti ha mai amata. Mentre tu, invece, mia cara, hai approfittato della mia assenza per accerchiarlo, per asfissiarlo con le tue sdolcinatezze. E con quali risultati? Ti accorgi adesso che non sono serviti a nulla tutti i tuoi trucchi, tutte le tue trovate. E ricordati che io non ti ho mai fatto del male perché non ce n'era bisogno. Guarda che da sola te ne fai molto di più. Hai fatto tutto da sola. E quindi non servono a niente le tue proteste. Non fermeranno il nostro amore perché noi due ci sposeremo. Questo è ancora da vedere. Dovrete passare sul mio cadavere prima di sposarvi.
Prima che accada mi dovrete vedere morta. E io vi giuro che voi due non vi sposerete mai. Scusami, ma quello che ci ha appena detto Elisa mi ha sconvolto. Quella minaccia, voi. Non devi sentirti in colpa. È proprio quello che vuole. Conosce il tuo lato debole, la tua sensibilità. Si metterà l'anima in pace. E tu hai parlato con Stefano? Sì, gliel'ho detto. Ma io continuo a pensare che forse abbiamo commesso un grande errore, Enrico. Siamo stati dei pazzi, ci siamo rovinati.